Buonasera, buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Buonasera from the voice of who doesn't have a voice. Buonas tardes dalla voce. La voce di chi non tiene voce. No, era una, diciamo, era un'espressione figlia di un idioma sconosciuto. Allora. Quanto mi annoiano quelle persone? In questo caso mi è capitato più volte, almeno personalmente, di vederlo nelle donne, però per racconti altrui, a volte anche alcuni uomini sono così. Quando mi stanno sul cazzo, quelli in generale, che quando frequentano qualcuno, che sia un frequentante, che sia un partner, che sia un fidanzato, che sia qualunque cosa, non mi interessano, come sapete, i nomi, le etichette, si lamentano. Ah, ma io voglio andare in quel posto e lui no. Ah, ma lui non propone mai niente di nuovo. Ah, ma che palle. Ma lui fa sempre le stesse cose, vuole fare sempre le stesse cose. Ecco, ah, mi annoiate. Quando io sento che una donna parla così, io non dico che la liquido per questo, però già. Inizio ad avere qualche dubbio sulla profondità di questo essere. Perché un uomo che frequenti, ok? Un uomo che frequenti, un uomo che ti piace, non deve essere colui che ti porta in giro. Voi, a volte alcune donne sembra che cerchino nell'uomo un qualcuno che arricchisca la propria vita con azioni, con viaggi in luoghi, con esperienze nuove. Ma perché? Ma fatevele da soli. Poi, per carità, questo non significa che con una persona che ti piace, con una persona che frequenti, non puoi anche vivere esperienze, ma non è quello il fondamento del rapporto. Quindi, se io avverto questo in una donna, una donna che cerca questo, ciao ciao, ciao ciao, ma non perché voglio essere spocchioso, ma perché è davvero un deficit di profondità. Un uomo ti piace, ma ti deve piacere la sua essenza, stare insieme a lui, anche se ci fosse in una cantina. Poi lui ha degli hobby diversi dal tuo, ha uno stile di vita diverso dal tuo? Bene, andrai nei luoghi dove ti pare, dove lui magari non ama venire, con le tue amiche, con altre persone. Poi si possono fare anche delle cose nuove insieme, con un partner, con un frequentante, chiamatelo come vi pare, con una persona con cui vi rilassate, che vi piace anche fisicamente, oltre che emotivamente, di cui siete emotivamente presi. Ma non deve essere quello il motivo del rapporto. Mentre molti ne parlano, sono le donne come tra di loro quando parlano. Eh sì, però mi sta stancando perché non mi porta mai da nessuna. Non mi porta mai da nessuna parte. Ma chi è? L'autista, il condottiero, colui che deve portare. Ma nella vita, certo che un rapporto arricchisce la vita. Ma con la presenza del suo animo. La presenza arricchente di un cervello che si relaziona con voi. Mentre voi sembra proprio che cercate colui che vi porta in giro. Qualcuno mi potrebbe dire, ok, però se io amo andare in certi luoghi e lui no, il rapporto è impossibile. Ma non è vero neanche in questo caso. Perché quando vedrai lui andrai in altri luoghi. E nei luoghi in cui ama andare, in cui lui non ama andare, ci andrai con altri. Lui magari avrà un qualcosa dei luoghi, dei passatempi che non potrà condividere con te. Allora non è un problema questo. Cioè davvero. Una concezione dell'altro sesso, io la vedo del materialismo in questo. Significa non essere interessati alla persona e agli aspetti profondi legati a questa persona, ma alla fuffa, all'esternalità, alla superficialità delle cose. Ma sapete che questo spesso accade? Perché chi si lamenta di questo, chi cerca questo, è lui o lei superficiale. Ed è ovvio che quando si è superficiali, nell'altro si è capace solo di vedere aspetti superficiali. Ripeto, questo non significa che non si possono fare viaggi insieme, andare in luoghi insieme, ma quello è niente rispetto alla qualità della relazione. Mentre molte donne ne parlano, e anche molti uomini in certi casi, è proprio una cosa stupida, è superficiale. Quindi mi fa ridere perché questi uomini o queste donne parlano come se quello là che stanno frequentando ne mancava, quasi quasi basta, finisco perché alla fine non vuole mai andare da nessuna parte, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parlano come se quello là avesse i limiti. E io quando ascolto. In realtà dico, mamma mia, che limiti che ha questo.
Enrico, tu parli così perché magari sei uno che non ama particolarmente andare in giro, non sei uno più introspettivo che animato dalla voglia di azione, perlomeno quotidianamente, e allora ovviamente stanno sul cavolo le persone che ragionano così. Ma non mi stanno sul cavolo le persone che ragionano così, ho rispetto di tutti, però non è nient'altro che superficialità. E la profondità del mio ragionamento, che dimostra che io non do ragione semplicemente a quelli che sono come me, sta nel fatto che io dico: non c'è nulla di male se una donna, a differenza mia, o se un uomo vuole fare molto più di me. Lo può fare, ma non deve mettere questa sua propensione anche nei rapporti con l'altro sesso, poi farebbe anche con gli amici, giudicando quella persona non abbastanza perché è diversa da te in quel senso lì. E tu sei libero di andare dove vuoi, ma è ridicolo che tu cerchi nell'altro un qualcuno che sia partecipe o addirittura aumenti in quella direzione quel tuo stile di vita. Perché voi allora non cercate persone. E se cercate persone, le cercate in un'ottica materiale utilitaristica. Ma sapete cosa vuol dire entrare in profondità e in intimità con una persona? Significa col dialogo, a volte anche col non dialogo, solo con lo sguardo, stando zitti, stando fermi, entrare dentro l'altro. Questo è ricchezza. E se voi dite: ah, ma che palle quello, ma lo mollo perché tanto, ma guardate che avete voi dei limiti. Poi magari c'ha del limite anche l'altro, ma non è quello il limite suo. Con tutti i limiti che hanno le persone, voi state da vedere il fatto che vogliono andare in pochi luoghi, o gli piace la movida, o cose di questo tipo. Crescete, 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 mi casca anche il telefono. Crescete, 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 crescete. Crescete, dovete crescere, 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 dovete, incredibilmente, e anche tanto, crescere, 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 la parola chiave, crescere. Se siete arrivati fin qui, qua sotto nei commenti scrivete: viva chi cresce, ok? Viva, crescete, e capirò che avete visto il video fino alla fine. Viva cri, sì, viva cri, viva crescete, viva crescete, no, viva chi siete, no, che sto dicendo? A forza di dire crescete, 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 mi sono ubriacato. Viva chi cresce. Ok? Viva chi cresce. Ah, Enrico, se continuate a dire viva chi cresce e viva chi cresce, crescete, viva chi cresce, crescete solamente per arrivare a 10 minuti e poter monetizzare questo video. Sì, lo sto facendo, e quindi, siccome io dedico tanto tempo al mio canale, e tra l'altro il mio è anche un canale molto originario, mi metto in gioco con cose anche impopolari. E lo faccio con la massima spontaneità, ma contemporaneamente col massimo impegno. Non posso volere anche che i miei video siano maggiormente monetizzati. Quindi rivendico anche la voglia di arrivare a 10 minuti. Se non vi va bene, disiscrivetevi da questo canale. Visto come sono chiaro? Non nascondo le cose. Alcuni lo fanno, ma non lo dico. Io lo faccio e lo dico. Certe volte. Ok? Se siete arrivati fin qui, mi raccomando, a parte tutto, scrivete: viva chi cresce. E crescere comunque, tra parentesi, questo non scrivete, scrivete solo viva chi cresce. Questo comunque significa imparare a capire che una persona va tenuta stretta o meno, andando ad analizzare parametri un pochettino meno superficiali. Però forse per capire queste cose occorre non essere superficiali. Eh sì. Un abbraccio.
Se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video, puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da un euro al mese. Per farlo è semplicissimo, basta aprire la mia pagina Patreon, cliccare in alto a destra su Become a Patron, attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1, 2, 5, 10, 20 o 50 euro al mese. Il gruppo WhatsApp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano. Per aderire o per saperne di più, trovi il link in sovraimpressione oppure nel primo commento.